Allora, come funziona questo orologio che ho pensato? Niente di che, è semplicemente un orologio. L'unica cosa che ha l'aspetto scolastico, perché è fatto praticamente utilizzando MDF verniciato con una vernice che fa l'effetto lavagna, e ha utilizzato dei pennarelli a vernice che ricordano i gessetti. Quindi diciamo, ho voluto fare praticamente un orologio che ricorda la lavagna, che ricorda una cosa scolastica e, cosa fondamentale, che ci ho messo, qui manca ancora le lancette, manca ancora il meccanismo che metteremo di seguito, ho inserito i minuti, cosa molto importante. Alle lancette che andrò a mettere metterò anche due colori diversi, argento per i minuti, bianco per le ore. E ho inserito questi cerchi, dove c'è il quarto, la mezz'ora, la metà e i tre quarti. Anche questo servirà piano piano per far abituare, per creare quella forma mentis tale da poter utilizzare e capire l'ora in metodo analogico. Ora sto riflettendo se potrei, anzi, ma sto riflettendo, ma non lo farò, di inserire anche il secondo giro delle ore, quindi 13, 14, 15, eccetera, eccetera. Non lo metto perché andrei a complicare troppo il quadro, così già basta e avanza. Dovremo solo inserire nell'apprendimento il fatto che ci sono le ore antimeridiane e le ore pomeridiane, un po' al metodo inglese, che in effetti era il sistema molto più pratico. Abbastanza univoco che c'era. Oramai anche gli inglesi praticamente si stanno adeguando, praticamente si sono adeguati al nostro, quindi hanno confuso ulteriormente il loro, che era già un sistema invece nettamente chiaro per dire loro, ce n'era uno solo quello, e su questo gli inglesi sono insuperabili su come fare le cose in maniera semplice per faticare il meno possibile. Al contrario nostro, generalmente ci complichiamo notevolmente la vita. Però è pure vero che noi complicandoci notevolmente la vita abbiamo chiaramente delle capacità, sviluppiamo capacità mentali e diciamo dal punto di vista della prestazione notevolmente superiori rispetto a loro, ovviamente, perché noi siamo abituati alle difficoltà e l'orologio stesso rappresenta una difficoltà. Tutto qua. Questo ci vuole pochissimo a rifarlo. Prendete un quadrato, questo è un quadrato, se non vado errato, mi sembra sia un 40-40, anzi un 48x48, scusate, è lo stesso formato che ho usato per quell'altro progetto, che era quello della lavagna per le tabelline, dove ho adottato praticamente lo stesso sistema. Semplicemente si va in un negozio oramai frequentissimo, in un negozio dei cinesi, e comprate il meccanismo semplice senza l'orologio, quindi basta fare il buco, metterci il meccanismo e festa finita. Tre pennarelli di questi qui a vernice, colori chiaramente ecco accesi, insomma un verde, un giallo, ecco questi qui che ricordano un po', sono colori oltretutto pastello che sono molto piacevoli per i bambini. Questa è una cosa che noi dobbiamo farlo chiaramente con dei colori con alto contrasto, appunto base nera, appunto la lavagna. Nell'epoca delle lavagne multimediali, io sono sempre dell'idea che la cara vecchia lavagna con i gessetti, oltre ad essere sicuramente nettamente meno impattante sull'ambiente delle lavagne elettroniche, dà sicuramente delle capacità in più. Nell'apprendimento bisognerebbe togliere le tecnologie il più possibile, secondo me. Io che sono un appassionato di tecnologie, però almeno dal punto di vista mio, potrei essere giustamente sbagliato perché non sono un pedagogo, ritengo che appunto nell'apprendimento togliere il più possibile le tecnologie aumentano sicuramente la fatica nell'apprendimento, però l'individuo si forma nettamente più forte. Perché ha affrontato delle difficoltà, le ha superate e quindi è sicuramente alla fine più preparato.